Buongiorno, eccoci al quarto appuntamento settimanale con TG Motto, il nostro settimanale che, ricordiamolo, appare sul mensile specializzato www.mottoinmoto.info e sul quotidiano online www.leggilanotizia.it. Sta aumentando i visitatori di numero in numero e di questo ringraziamo voi spettatori. In questo numero parleremo dell'approssimarsi del campionato del mondo della MotoGP, con le prove che si sono tenute negli scorsi giorni a Sepang. Racconteremo inoltre di una curiosa iniziativa di guerriglia marketing messa in atto da Yamaha per lanciare il nuovo scooter Xcenter. E per finire presenteremo le impressioni di guida della Ducati Multistrada 1200 che compaiono anche su Moto in Moto di marzo a cura del direttore Paolo Bastoni. Andiamo quindi alla prima notizia. Anche la MotoGP sta scaldando i motori. Nel bellissimo circuito di Sepang, i vari team stanno facendo gli ultimi test in vista della partenza del campionato che avverrà l'8 aprile in Qatar. Sepang, che vediamo nelle riprese in camera car durante una recente gara in 5 giri, abbinata alla Red Bull MotoGP Rookies Cup, è uno dei circuiti più belli del mondiale e uno dei preferiti da Valentino Rossi. Ma in questi giorni la situazione meteorologica ha un po' complicato le prove a causa dei frequenti acquazzoni che si abbattono spesso improvvisi nelle zone equatoriali. Diverse sono state le cadute in questi giorni, che hanno coinvolto diversi big, Lorenzo e Spies tra tutti. Il crono della terza e ultima giornata delle prove in Malesia ci dicono di un Casey Stoner in testa, con la percorrenza di 27 giri che fa il miglior tempo in 2:00:43. Seguito da Jorge Lorenzo a 4 decimi, quindi Pedrosa, Dovizioso, Spies, che aveva dominato la seconda giornata di prove, sesto Carl Crutchlow e solo settimo Valentino, a 1:00:77 da Stoner, davanti alla seconda Ducati ufficiale, la numero 69 di Niki Hayden, staccato da Vale da soli 56 millesimi. In ogni caso, il pilota di Tavuglia sembra essere abbastanza tranquillo, un po' rassegnato per la situazione altalenante del meteo. A noi toccherà aspettare ancora un mese per poter iniziare a vedere se gli sforzi della Ducati per mettere a punto la nuova 1000 per Vale sono stati davvero efficaci. In ogni caso, iniziamo fin da ora a tifare per il dottore e per Borgo Panigale. La Yamaha sta attuando un'originale formula di guerriglia marketing per il lancio del suo nuovo scooter a ruota alta Xcenter, lo scooter swapping. In pratica, diversi gruppi di scooteristi si muovono per la città affiancando ai semafori rossi altri scooteristi e proponendo loro il cambio del loro mezzo con lo Xcenter per una prova estemporanea davvero singolare. Chi ha accettato ha così potuto provare, coperta da varie formule assicurative, compreso una casco, i 125 o i 155 della casa dei tre di Acoson, mezzi che si stanno rivelando grintosi nel traffico cittadino, dalla tenuta di strada, assicurata dalle ruote alte da 16 pollici, dal monoammortizzatore posteriore di ispirazione motociclistica, dell'avanzato sistema di frenata combinata, senza dimenticare il fresco e piacevole design che prevede, tra le altre caratteristiche, parabrezza e bauletto posteriore di serie. In contemporanea all'azione di guerriglia marketing itinerante, una seconda attivazione chiamata attacco alla pedana ha raggiunto gli scooter a ruota alta parcheggiati in giro per la città, per ricordare a tutti i loro proprietari che Yamaha Xcenter c'è la più grande, la pedana. Il nuovo Yamaha Xcenter possiede infatti la più ampia e comoda pedana della categoria, capace di ospitare comodamente borse della spesa o i sacchetti dello shopping. Un hang-up appeso a manubrio invita inoltre gli appassionati delle due ruote a recarsi nelle concessionarie Yamaha più vicine per testare dal vivo le peculiarità di Yamaha Xcenter e partecipare al concorso a premi, che mette in pari a destrazione il nuovissimo scooter. Visto il successo che sta ottenendo questa iniziativa, ci aspettiamo ora di vederla applicata anche ad altri mezzi della casa, come al Super Tenerel o al Phaser 1000. Sul numero di marzo di Moto in Moto troverete le impressioni di guida del multistrada di casa Ducati. Il direttore Paolo Bastoni ha avuto modo di provarlo solo per pochi giorni,
a causa delle abbondanti nevicate di queste ultime settimane che hanno limitato molto la possibilità dell'uso della moto. Tuttavia, in un itinerario interessante anche dal punto di vista turistico, tra Comacchio e il Delta del Po, ha potuto verificare l'efficacia dell'elettronica nella gestione del potente 1200 di questa rossa di Borgo Panigale. Ascoltiamo quindi direttamente dalla sua voce alcuni commenti sulla moto. La prima cosa che colpisce del multistrada, prima ancora di esserci seduti sopra, è l'elettronica sicuramente. E la ricchezza di possibilità che offre la gestione di questa moto, sia dal punto di vista del motore, sia dal punto di vista dell'assetto, è veramente straordinaria. C'è da perderci un po' di tempo per capire bene i tipi di mappature, come utilizzarle al meglio, però effettivamente le possibilità che offre, come si è detto, sono tante, da una gestione sportiva nella quale tutti i 150 cavalli della moto sono buttati lì di potenza e si sentono tutti, a una gestione più tranquilla da turista o urban, come cittadina, come viene detto nel display, e nella quale i cavalli, a seconda appunto del tipo di mappatura, scendono poi a un centinaio, controllati appunto dall'elettronica. Alla fine della prova l'impressione complessiva è risultata largamente positiva, con la sensazione che i limiti della multistrada, per quanto riguarda la tenuta di strada, siano stati appena sfiorati e rammarico per non averla potuto utilizzare su percorsi più impegnativi e performanti. In ogni caso, il piacere di guidare italiano verrà ripreso prossimamente dal mensile, con una serie di servizi sulle case motociclistiche di casa nostra, che inizierà proprio dalle rosse che nascono alle porte di Bologna. Anche questa settimana abbiamo esaurito le notizie. Come sempre vi invito a mandarci i vostri suggerimenti, critiche o consigli per aiutarci a migliorare alla mia casella di posta elettronica che vedete in sovraimpressione, rebeccabianchi@motoinmoto.info. Ciao e arrivederci alla prossima settimana con altre notizie da TG Moto.